episodio nuovo. Io sono Xyuder. E io sono la Pami. E oggi, ragazzi, siamo con la Pami, appunto, a fare la terza puntata dei... Non ne hai idea. Dei top 10 deck da usare. Non te l'ho detto. Nella sfida classica, ragazzi. Se li so usare io, porco Giuda, dovete imparare ad usarli anche voi, perché io non sono capace. Assolutamente. Per questo io mi posso proporre dei deck da dire ai ragazzi, perché i ragazzi sicuramente li sanno usare molto meglio di me, ragazzi. Senza andare a perderci in mezzo alle bolle blu di sapone, senza indugi, dimmi tu il deck che vogliamo usare oggi. Vuole usare quello con Ogre Rider, Sfera Infuocata, Moschettiere, Tronco, certo. I Pipi, Sago! I Goblin, la Zappetta e il Cavaliere. Ma che brava la Pami, ragazzi, si ricorda tutte le carte, sta facendo dei grandi progressi. Ma ogni tanto quando vedi alcune carte ancora non sai bene quali sono. Comunque, ragazzi, è un deck molto molto veloce. Come vedete, solo 2-9 di Elisir. Spingiamo con l'Ogre Rider, andiamo ad aiutarlo eventualmente con i pipistrelli qualora lui avesse un tronco. Cerchiamo di fare una predict con i pipistrelli sopra l'Ogre Rider. Il moschettiere, il cavaliere sono carte da difesa, così come il tronco. Zap e Fireball invece sono due spell che vanno praticamente a fare da condimento, da giocare sia in difesa che in attacco, molto molto versatili. Andiamo quindi in questa sfida classica, ragazzi, vediamo di portare a casa il risultato. Amore mio, portami un po' di fortuna, vediamo un pochettino di vincere la prima partita in modo da poterci già consolidare il primo baule. Siamo contro Ray Davi degli Echo e Cho. Allora glielo facciamo anche noi, dai, pollicione. Mi sembra non una presa in giro, mi sembra un incitamento a una buona partita. Sì, allora, Caballeros per lui, moschettiere per noi, 8, 9, a 10 mettiamo dietro i pipistrelli per non regalare Elisir assolutamente. Scusate, per non regalare Elisir assolutamente. Ok, la zappa subito. Bellissima la poison. Molto cattiva la poison, quindi mettiamo dietro il cavaliere, non c'è problema, tanto eravamo full mana, eravamo, quindi ci può stare. Lui va con il barile, noi andiamo a troncare il suo barile, perfetto, siamo ancora... Il mago Zappetta, hai detto bene, amore mio, hai detto bene. Lo Grider gli tira una bella legnata, bravissimo a mettere però lui il cavaliere davanti. Lo Grider ne tira comunque due. E la zappa io la terrei, anche se col mago elettrico... Mi ha mandato anche il miner, ho notato, infatti ho sopra i pipistrelli apposta. Riusciamo a fermare l'attacco di 1078-1713. È stata giocata bene questa giocata difensiva, non è stata assolutamente male. Di nuovo barile, quanto è lungo sto barile. Andiamo a mettere anche il cavaliere di qua, in modo che ferma tutti i suoi goblin, non subiamo danni. Abbiamo una truppa che possa entrare dalla sinistra, quindi è messo più sotto di 300. Noi abbiamo un bel caricamento, potrei addirittura usarmela di là, e invece faccio moschettiere dietro. Ma in realtà non sono così intristito, perché sono intristito invece. Sì, è andato completamente a giocare. Lui ha anche il mago elettrico adesso e la torre centrale, quindi niente, aspettiamo il suo barile. E il mago elettrico lo devo assolutamente palla fuocare, che mi dà fastidio, quindi andiamo a tirargli una bella palla de fuego. Aspettiamo, lui gioca il miner e andiamo a zappare il mago elettrico. Ok, pronto il barile, il tronco per il suo barile. 1090-1400, ancora 300 trofei, 300 coppe, 300 danni ci separano le due torri. Tentiamo il Pusqua. Lo so, ma sapevo che lo tirava dritto, ho visto la traiettoria. Bene il push, qua siamo dentro, ragazzi. Siamo dentro, è partito, fermiamolo, gli tiriamo giù la torre, ragazzi, velocissimo lo Grider. E dai, è davvero, 38 secondi alla fine. Ma sai perché? No. Perché lui è entrato prima Loki e poi lui ha messo la torre. Prima lo deviava. Questo è vero, c'è da dire che lo Grider appoggiato al cavaliere non ha colpito, infatti, come hai detto tu, la torre. Qua credo che abbiamo praticamente vinto, ma aspettiamo il suo barile per evitare qualsiasi problema. Aspettiamo a cantare vittoria, giochiamo uno Grider così. L'ha tirato lunghissimo. Ma lo vedo che lo tira lungo. Niente, ragazzi, come vedete, molto tranquillamente la chiudiamo così. Li facciamo ancora i pollicioni su, bella partita, gli diciamo. E come vedete, ragazzi, non è assolutamente difficile far girare anche questo deck, il push con lo Grider, supportato anche dalla Fireball
dal Zappa. Il mago Zap è stato proprio questo, ragazzi. Ve lo faccio rivedere l'ultima volta. Il deck è quello che... No, di là lo vedete, con un dito in un occhio. Se volete, volete provarlo, eccolo lì, sopra e sotto. Va bene, ragazzi, questo era il terzo video dedicato ai deck da usare nella sfida classica. Io vi ringrazio per averci guardato in questo breve video riassuntivo e vi mando un bacione grande. Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao.